tutti, io sono Electrolex e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono, come già detto, appunto Electrolex e faccio veramente da poco parte dello staff di Extreme Hardware. Ho un mio canale perché sono praticamente un maker e faccio dei video tutorial sui progetti che realizzo. Se vi interessa il mondo di Arduino, se vi interessa il mondo dei maker, vi consiglio di dare un'occhiata al mio canale, il link ovviamente è in descrizione. Inoltre pubblico degli articoli sui stessi video che faccio, questa volta molto più approfonditi su, come potete immaginare, il sito Extreme Hardware. Lo trovate appunto tra le guide Angolo Maker, quindi se vi interessa questo mondo fatemi sapere, andate a vedere qualche video o qualche tutorial. Sono qui questa volta non per fare un video su appunto il mio mondo, ma per recensire un case della Intec Iron Solder. Iniziamo subito a togliere il case dalla scatola e ho già pensato a tutto, quindi l'ho fatto. Quello che troverete appunto sarà del polistirolo e una carta che avvolgerà il tutto, niente di più. Voglio precisare che non si troveranno guide di istruzioni per l'assemblaggio, ma iniziamo a vedere le caratteristiche di questo case. Questo case si trova intorno ai 70-80 euro e quindi andremo a vedere se ne valgono la pena i suoi difetti al completo, quindi tutte quelle caratteristiche tecniche che magari non tutti vi dicono e il retroscena di questo case. Iniziamo subito. Prima di tutto vediamo un po' l'aspetto che ricorda un po' il verde, il gaming e quindi schede grafiche pensano Nvidia per chiunque sia fissato con i colori, quindi appunto questo verde che a mio parere è abbastanza interessante e positivo. Ma iniziamo a vedere appunto le caratteristiche esterne. Come potete vedere qui all'esterno abbiamo 3 slot per appunto masterizzatori da 5,25 pollici e hanno una faccia di rimozione, in pratica basterà allargare le due levette e tirarlo fuori. Altra cosa da notare è che tutti appunto le griglie che stanno sia nella parte frontale che sia nella parte superiore che sia nella parte inferiore hanno la presenza di filtri per la polvere, e questa è ormai diventata una cosa veramente basilare nei case, quindi molto molto importante. Poi vediamo, come già detto, una griglia con avente all'interno appunto un filtro antipolvere e ci saranno poi dietro di essa due ventole da 120 mm con illuminazione verde appunto preinstallate su questo case, che sono le uniche due ventole che ci danno insieme a questo case. Dopodiché nella parte superiore del case troviamo un importante pannello di controllo. Infatti, oltre al tipico tasto dell'accensione, che è da sottolineare che questa sua forma rotonda con questo aspetto che riflette la luce, insomma, è veramente molto molto interessante. Dopodiché abbiamo il tasto reset, accanto al tasto reset abbiamo anche il leddino che indica il funzionamento degli hard disk e quindi il trasferimento dei dati. Invece accanto abbiamo la presenza appunto di una cosa che non tutti i case hanno, cioè appunto lo slot per inserire le schede SD, micro SD e anche transflash. Dopodiché abbiamo la presenza di due porte USB 2.0, una porta USB 3.0, di cui andremo a parlare nello specifico di una caratteristica un po' particolare di questo case e anche un po' controversa. Dopodiché abbiamo due jack, uno per l'ingresso del microfono e l'altro per le cuffie, come si potete immaginare. Dopodiché abbiamo tre piccoli controlli per le ventole che si possono posizionare in basso, spento, alto. Questi tre immagino che andranno a definire quello che volete voi, o le luci per esempio, o le stesse ventole nella parte superiore o posteriore o frontale, come avete intenzione di organizzare voi appunto il vostro case. E inoltre una cosa molto interessante, sicuramente molto molto utile, è la presenza di una docking station per appunto inserire gli hard disk, sia da 3,5 che anche SSD anche più piccoli da 2,5 pollici. Passiamo a vedere altri aspetti del nostro case. Prima di tutto, sempre nella parte superiore, abbiamo questa importante griglia che servirà per far passare aria e appunto far entrare l'aria che verrà aspirata dalle due ventole da 120 mm che possono essere inserite nella parte superiore. Cosa molto interessante è che nel retro possiamo estrarre appunto il filtro che tratterrà la polvere, che non è l'unico. Infatti, oltre a questo, proprio all'interno della nostra griglia ci sarà un altro filtro che non sarà facilmente rimovibile come questo. Per quanto riguarda invece la parte inferiore del case, abbiamo anche in questo caso
un appunto filtro antipolvere, questa volta molto molto più difficile da rimuovere, però ha la possibilità di appunto filtrare aria sia dal nostro alimentatore sia da una ventola da 120 mm che può essere fissata accanto. Nel retro del nostro case possiamo andare ad attaccare appunto la ventola, un'altra ventola da 120 mm tipicamente in estrazione. La presenza appunto da questo lato dello slot, più che altro del foro per inserire la scheda madre, dopodiché abbiamo la presenza di 7 slot PCI Express e infine appunto la presenza anche dello slot per inserire un alimentatore ATX, cosa anche molto interessante. Abbiamo ben 4 fori per realizzare appunto una dissipazione liquida anche all'esterno, 2 abbastanza grossi, 2 più un po' più piccoli immagino per i cavi. Un altro aspetto positivo appunto di questo case è la presenza di queste due viti, veramente molto molto semplici da rimuovere senza bisogno di utilizzare appunto il cacciavite. Come potete notare, qui di lato al nostro case c'è una finestra non grossissima, però quello che serve per vedere il hardware in funzione all'interno. Il materiale in plexiglass, quindi immaginate la qualità non altissima ma comunque sicuramente ottima. Per quanto riguarda appunto gli slot da 5,25 pollici, abbiamo la presenza di 3 slot, cosa molto interessante è la presenza di questi agganci in plastica che ci permettono di fissare molto molto facilmente i nostri masterizzatori, cosa che però va a svantaggio di questo case, che questo non presenta solo da questo lato e non da anche l'altro lato. Dopodiché abbiamo la presenza di addirittura 8 slot per hard disk da 3,25 pollici, però ce ne sono solo 3 di carrellini per la rimozione veloce e l'inserimento veloce del nostro hard disk. All'interno del nostro case, come già detto, non troveremo nessun manuale delle istruzioni, ma troveremo le tipiche fascette nere che si trovano in quasi ormai tutti i case e anche un bel po' di numero di viti per assemblare qualsiasi ventola, ma soprattutto scheda madre al nostro case, che tra l'altro dispone di una struttura abbastanza solida con lo spessore di 0,8 mm, cosa anche molto molto interessante e positiva il fatto che abbiamo la disponibilità di questa grande finestra che ci permette di togliere e rimuovere semplicemente appunto il nostro dissipatore. Prima di procedere voglio però farvi vedere cosa succede se provo ad aprire la parte che è appunto il pannello di destra del nostro case. A differenza di quello di sinistra è molto molto più duro da aprire. Ora spero che sia un difetto solo del mio case, perché no, seriamente è abbastanza forte, cioè se non vi mettete in una posizione decente non ce la fate, ecco, ad aprirlo. Insomma ragazzi, se siete arrivati fino a questo punto vuol dire che vi interessa veramente com'è questo case. Se gli dovessi fare una descrizione gli direi che sì, è un buon case, offre veramente delle cose che non tutti i case di questa fascia hanno, quindi direi che è un case di fascia medio-alta, ma non è stato pensato bene. Questo perché ci sono alcuni punti negativi essenzialmente che vi faranno capire appunto che cosa intendo per non pensato bene. Primo punto negativo molto importante: la parte superiore di solito è pensata per chiunque assembla un computer per la parte appunto che emette aria, quindi prende l'aria dall'interno e la sposta verso l'esterno, essenzialmente perché l'aria calda va dal basso verso l'alto, quindi immaginerete benissimo che la parte superiore è predisposta per l'emissione dell'aria. Ovviamente qui c'è un piccolo problema, cioè la presenza non una ma ben due filtri dell'aria che non ci dovrebbero essere, dato che ostacolano solo l'uscita dell'aria e la polvere che comunque si trova già dentro, anche se c'è deve uscire, quindi non deve essere bloccata da nessun filtro. Quindi o lo utilizzerete come emissione dell'aria anche se non è giustissimo, o essenzialmente è una cosa sbagliata. Altra cosa un po' brutta a livello estetico è il pannello superiore. Il pannello superiore è veramente uno spettacolo, cioè funziona al 100%, sia le porte USB che la scheda SD, funziona veramente tutto molto molto bene. Però se voi notate, accanto alla porta USB 3.0 c'è un foro essenzialmente chiuso da un tappino di plastica, tra l'altro facilmente rimuovibile,
che è sicuramente stato pensato per inserire una porta USB 3.0, ma questa non c'è, e non è solo nel mio caso, ma proprio in tutti i case di questo genere non c'è questa porta USB. Quindi essenzialmente vuol dire che probabilmente chi l'ha progettato l'avrà progettato per magari due porte USB 3.0, ma chi l'ha montato poi alla fine, forse anche per risparmiare, non l'ha inserita. Quindi io avrei detto o lo togli proprio quel foro o mettici una porta USB. Quindi altro lato negativo. Un altro punto ancora negativo è il cable management. Effettivamente lo spazio che c'è nel retro è perfetto, ma quando vogliamo andare a appunto sistemare i cavi provenienti dal pannello c'è un piccolo problema, dato che nella parte vicina al pannello non c'è nessun foro, perché è stato pensato per far passare appunto i cavi del pannello. Quindi per far passare i cavi nella parte retro appunto del case dovremmo farli passare da un foro che molto piccolo, che è disposto non vicino al pannello ma un po' più avanti nel case, e poi ficcarli in maniera che non si vedano appunto dalla finestra. Quindi anche questo punto non è abbastanza positivo. Ovviamente non dà fastidio, forse, cioè io essenzialmente mi aspettavo che lì ci sarà un foro fatto apposta per far passare i cavi appunto del pannello, ma questo non c'è. Altro aspetto, non dico negativo ma strano, che fa capire come non è stato pensato bene questo case, è la presenza di uno slot per mettere i floppy. Come benissimo sapete, i floppy non sono né la dimensione di un hard disk né la dimensione appunto di un masterizzatore, sono una via di mezzo, e c'è uno slot appunto apposito per loro. Ovviamente lo slot c'è nella parte in metallo del case, quindi nella parte interna, ma effettivamente davanti nel pannello frontale non c'è nessun foro per far uscire un floppy. Quindi questo mi fa pensare che la parte in metallo è stata presa da un case probabilmente già esistente. Infine, l'unico aspetto che non è negativo ma che va precisato è la qualità dei materiali. La qualità dei materiali non è sicuramente di un case di fascia alta, perché essenzialmente stiamo parlando di una qualità di un normalissimo case, anche di fascia medio-bassa, con delle parti in plastica abbastanza, diciamo, grandi, che vanno a creare essenzialmente tutta la parte estetica effettiva del case. Quindi tutta la parte davanti e tutta la parte superiore è fatta in plastica, e sono tra l'altro facilmente rimuovibili, che questa tra l'altro può essere definita come una cosa positiva. Per quanto riguarda altre cose positive che mi sento di dire, che non potete notare dalla recensione, è la silenziosità delle ventole frontali che vi vengono inserite all'interno del case, e anche la comodità veramente molto molto elevata del pannello superiore. Quindi ragazzi, come avete visto, questo non è né un case di fascia altissima né un case di fascia bassissima. Come già detto appunto, è un ottimo case, ha veramente tante cose, anche cose che vanno sopra la sua fascia, ma non è stato pensato benissimo. Insomma ragazzi, io sono ElectroLux, spero che questa recensione vi sia piaciuta. Vi invito a passare dal sito di Extreme Hardware per vedere una galleria completa e un altro articolo completo su questo case, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!